Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Sembrano ormai svelati i piani di Draghi riguardo le pensioni, no quota 100 e flat tax. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Le ultime novità riguardo le pensioni arrivano dalle parole provenienti da Riccardo Molinaro, capogruppo della Lega alla Camera, che ai microfoni di Radio Cusano Campus, nel corso della trasmissione L'Italia se desta, ha riassunto quanto emerso nei colloqui con il premier Draghi, che circa gli investimenti hanno convinto l'esponente leghista, mentre sulla tematica pensioni pare non aver molto gradito alcune considerazioni riguardo a quota 100 e una flat tax. Molinari, poi intervistato da ADN Kronos, sembra aver anche scoperto le carte riguardo le intenzioni di Draghi sulle risorse da spendere relativamente al recovery fund e relativamente al comparto previdenziale. Il capogruppo alla Camera leghista quindi è diviso tra soddisfazione e perplessità per quanto sarebbe il piano di Draghi, spiegando che nei colloqui privati Draghi ci ha convinto, ci ha parlato di sburocratizzazione degli appalti sul modello Genova per far partire investimenti pubblici e creare maggiore occupazione. Ci ha parlato inoltre di un recovery fund speso guardando agli investimenti produttivi. Ha detto che non toccherà il titolo quinto della Costituzione, ha detto che non aumenterà le tasse, non ci sarà la patrimoniale. Ovviamente ha detto anche cose che non ci sono piaciute, ha detto che non sarà rinnovata quota 100 e che non ci sarà la flat tax. Nei partiti sono state scelte figure di competenza, li ha scelti comunque Draghi, anche i ministri politici. Noi abbiamo solo detto che avremmo gradito il ritorno dei ministri di turismo e disabilità, ma è stato Draghi a decidere chi e dove. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.